Buzzi sul pallone col suo mancino telecomandato. Riflesso del portiere. Occhio al mancino al veleno di Fabio Ceola che calcia subito. Grande giocata con finta, può calciare da lì. Mercadante a due mani, Rossi a dirgli di no e concedere solo calcio d'angolo. Prova a passare, lo fa bene, stavolta su Pedroni. Si crea un bel varco, può calciare da lì e trova il pertugio giusto. Massimo Apricena fa 1-0, dice: ci sono io qui alla CR7. Pedroni, Busiello, con calma. Prova a calciare lui adesso, la tocca Bulzi. Palla che sbatte sul terreno e poi si alza. Grande occasione, quasi casuale per Groupama. Vediamo se passa, contrasto molto duro con l'interrante. Poi sulla seconda palla c'è Apricena. Dentro da Ceola, che la tocca ma non riesce a tenerla bassa. Grande occasione per Gruppo TNT. Cade ma c'è il vantaggio. Occhio a Moretti, dentro per Bottini. Tocco sotto, elegante, ed è 1-1 Groupama. Bottini batte subito verso Bulzi, che ha tanto campo, deve metterla dentro. Tiro! Cosa ha fatto Bulzi? È un gol meraviglioso che fin qui cambia la storia di questa finale. Prova ad avanzare, s'accentra e calcia lui sul primo palo. Palla verso Riello, si sovrappone Casiraghi. Riello ci riprova ancora, è un tiro! Va lui dentro, palla un po' nel mucchio. Bulzi, occhio al limite perché c'è Bella che si coordina! Eccolo qui il pareggio! È 2-2! È ancora in vita Gruppo TNT. Mercadante, rincorsa dritta, calcia con l'esterno, palla interessante, Marco Rossi non aveva la copertura del corpo. Interrante, occhio al contropiede, apre bene verso Michelotti col mancino, trova il primo palo e fa 3-2. Poi cambia lato, preciso sul petto di Mercadante, finta, può aprire verso Michelotti, tutto solo Michelotti col mancino, stavolta trova il secondo palo, palla all'incrocio e probabilmente la chiude lui. Direttore di gara che controlla il cronometro e fischia tre volte. L'over 45 appartiene a Groupama. Commento di questa finalissima dell'over 45 con l'MVP, uomo partita Peroni, Michelotti. Partita complicata, lo si sapeva, però l'over 45 appartiene a voi. Sì, almeno visto il risultato adesso lo possiamo dire, ma il livello è molto molto simile. TNT lo sapevamo, temevamo perché li conosciamo bene e giocano bene, coperti, fisici, hanno una buona qualità, calciano da fuori, sono anche esperti, insomma tante piccole cose che anche il tempo ha reso più complicato. Poi un avversario così, il tempo lo dicevi tu, puoi vincere, sempre bello, medaglia d'oro, maglia personalizzata, cosa ci vuole di più? Niente, cioè, adesso va bene così, io sono stato fuori tanto per infortunio, sono rientrato, ho fatto le prime 5 partite, 6, poi ho fatto i playoff, però quindi adesso sono contento anche per tutti perché è lungo questo campionato, è lungo, è organizzato bene, questo grazie a Sportland che insomma migliora sempre di anno in anno, troviamo sempre squadre con più qualità e con meno polemica. E quindi è sempre più un piacere partecipare ai vostri tornei. Miglioriamo noi, migliori tu, migliorate tutti voi. Ti aspettiamo ovviamente al Gran Galà per la premiazione del 23 maggio. Grazie, complimenti. Non mancheremo. Grazie, grazie ancora a tutti voi. Grazie. Ciao.